Ho scelto la tematica del back chasing in seguito ad un'inchiesta televisiva che avevo visto in televisione. Ho trovato abbastanza propedeutica a un po' quello che voglio raccontare nel momento in cui ho capito che questa tematica aveva a che vedere con la dipendenza affettiva. Infatti, oltre allo scenario underground che era stato proposto dal servizio televisivo, ho scoperto che questa tematica aveva uno stretto collegamento con quella che era la dipendenza affettiva e di conseguenza con una sindrome, proprio scritta su Wikipedia, che si chiama sindrome di Samu, ovvero la volontà di voler prendere la malattia del proprio partner in modo tale che sia appunto un alleato. Diciamo, alla cementificazione della coppia. E quindi questa è stata fondamentalmente il collante che mi ha spinto a raccontare questa storia. Per quanto riguarda diciamo, i riferimenti registici, non ho particolarmente un riferimento registico. A seconda della storia che ho bisogno di raccontare, mi avvicino a qualcuno che l'ha già trattata o paradossalmente l'ha trattata in una maniera che non mi andava bene, cioè che non accettavo e ho voluto un po'. Per quanto riguarda gli avvicinamenti che mi sono particolarmente serviti, è stato senza dubbio di riferimento un film credo degli anni 50, degli anni 60, che si chiama Io la conoscevo bene, di Antonio Petrangeli. E in particolar modo di come trattava la propria protagonista Adriana in questa sua organizzata solitudine domestica. E quello è stato il riferimento principale che ho avuto. Allo stesso tempo posso citare la normalità, sempre questa organizzata solitudine domestica di Gus Van Sant nel trattare determinate tematiche molto forti, però metterne in scena con un'estrema semplicità, con un'estrema normalità. Da un punto di vista politico non mi sento così militante, cerco comunque di raccontare storie che in un certo senso sono vicine a me. Nel momento in cui non sono vicine a me, come in questo caso di Lori Stabene, sono io ad avvicinarmi a loro. Quindi nel caso di una persona che vuole prendere l'HIV, chiaramente non mi rappresenta a livello, diciamo, ideale. E quindi ho cercato di avvicinarmi alla questione. Quindi ho cercato di avvicinare il fatto di voler far sì che una persona sia complementare a me, quindi che sia come me. E quindi non mi sento a livello militante così spinto nei diritti LGBT quanto mi sento vicino comunque ai personaggi che prendono determinate scelte, che fanno determinate cose.